Buongiorno Fabrizio D'Agostino, presidente di Federalberghi Calabria. Siamo qui per fare il punto della situazione di un anno che è trascorso, il 2023. Parliamo un po' di numeri e di presenze. Allora, noi venivamo prima del Covid dal record che la Regione Calabria aveva avuto con 9 milioni e mezzo di presenze. Poi naturalmente la guerra e il post-Covid siamo ripartiti. Nel 2023 abbiamo chiuso con 8 milioni, 8 milioni e 3 di presenze. E questo testimonia il momento di crescita di questa meravigliosa terra che tra l'altro abbiamo brandizzato con il Calabria straordinario e con la Soldanella che riempie questo splendido stand nella Beach Calabria. E da questi numeri dobbiamo ripartire. Un 2024, io sono molto fiducioso, gli operatori mi stanno dando tutti ottimi riscontri, penso che il 2024 raggiungeremo il 2019. Secondo lei è possibile destagionalizzare il turismo in Calabria, ovvero non solo mare? Ma noi dobbiamo stagionalizzare la Regione Calabria, che è vivibile per quanto riguarda il mare almeno 6 mesi l'anno. E poi abbiamo tante ricchezze, il patrimonio culturale, enogastronomico, storico. Oggi presentiamo per esempio un progetto su San Francesco di Paola che da solo in Basilica fa 2 milioni e 200 presenze. Quindi tutti questi, queste nicchie di mercato, queste nicchie di turismo devono essere messe a sistema e ritengo che la Calabria e i calabresi si sono messi sulla giusta strada.